un articolo che è apparso nell'interno della voce.info e che è stato scritto da Alessandra Casarico e da Salvatore Lattanzio, intitolato Più donne nei CDA, ma per le lavoratrici nulla è cambiato. Si tratta di un articolo che fa riferimento al forum di Davos, al forum del World Economic Forum, dove soltanto il 22% dei manager della classe dirigente rappresentata era costituita appunto da donne. Si fa riferimento al fatto che il potere negoziale delle donne nelle aziende comunque rimane abbastanza ridotto, nonostante la legge Golfo Mosca del 2011 che impone alle aziende di avere almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione che sia costituito da donne a partire dal 2012 e poi nei successivi rinnovi questa percentuale arriva fino ad un terzo, quindi passa dal 20% fino al 33,3%. Si fa riferimento però al fatto che secondo i dati della Consob, che quindi considerano soprattutto le imprese che sono quotate in borsa, soltanto una percentuale minima delle donne svolge la funzione di amministratore delegato, mentre la partecipazione nell'interno del consiglio di amministrazione effettivamente è cresciuta. Inoltre però le donne percepiscono anche un reddito basso rispetto agli uomini, un reddito pari al 57% e con un tasso di partecipazione al mercato del lavoro pari al 74%. Chiaramente si fanno alcune considerazioni, si dice che la mancanza di donne nei vertici delle aziende manca di avere degli effetti a cascata che potrebbero migliorare in generale la condizione delle donne nell'interno dell'impresa. Allora, noi dobbiamo dire con questo articolo che effettivamente diciamo esiste questo problema, nonostante l'attività di amministrazione, cioè l'attività di management, sia un'attività di servizio dove non è richiesta forza fisica, ma è richiesta piuttosto una capacità relazionale. Queste attività, è noto, le donne sono in grado, diciamo, di avere hanno delle capacità relazionali mediamente superiori rispetto a quelle degli uomini e quindi in realtà è molto probabile che una donna manager sia assai più in grado di svolgere un lavoro eccellente, soprattutto nelle imprese di servizi e nell'esercizio di un'attività appunto di servizio rispetto a quelle che sono le attitudini degli uomini. Il problema è il processo, diciamo, il meccanismo di selezione delle donne, e questo è stato, diciamo, effettivamente studiato, diciamo. Le donne hanno difficoltà a raggiungere dei ruoli apicali e permangono, diciamo, nelle strutture basse nelle strutture basse, diciamo, delle gerarchie aziendali. Certamente il fatto che vi sia stato un intervento normativo è significativo, probabilmente sarebbe necessario intervenire a questo punto ulteriormente a livello normativo per aumentare la presenza delle donne come presidenti di aziende e come membri, diciamo, come diciamo, manager. Però quello che possiamo dire sostanzialmente è che sotto il punto di vista macroeconomico è chiaro che forse una soluzione potrebbe essere la crescita delle donne nell'ownership, cioè nella proprietà. Le donne dovrebbero diventare proprietarie, diciamo, di aziende, dovrebbero crescere la loro detenzione di capitale per poter poi incidere anche nelle scelte manageriali e quindi indicare, esprimere alcuni manager che possano essere appunto costituite da donna. Certamente il fatto che le donne guadagnino meno degli uomini è molto grave, ed è anche molto grave il fatto che le donne partecipino meno al mercato del lavoro rispetto agli uomini, perché questo chiaramente riduce il consumo aggregato, riduce il risparmio aggregato, riduce praticamente il prodotto interno lordo. La mancata partecipazione delle donne al mercato del lavoro in realtà si trasforma in disoccupazione, e la disoccupazione riduce l'attività produttiva complessiva e quindi ci sono degli impatti negativi in termini, diciamo, di prodotto interno lordo. Ecco perché l'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro aumenta il reddito, aumenta i consumi ed è sostanzialmente una politica economica della prosperità.
soprattutto in alcune aree del paese, come per esempio nel Mezzogiorno, la percentuale di partecipazione delle donne al lavoro è molto bassa. Vi sono ancora dei modelli, diciamo, di carattere patriarcale che prevedono la presenza delle donne in casa come casalinghe, e questo chiaramente diventa difficile da sostenere, soprattutto in un mondo che va sempre di più verso una dimensione, diciamo, di riduzione del welfare state, dove le famiglie devono sempre di più essere costrette, sono costrette di fatto ad aumentare i propri risparmi, e quindi, diciamo, l'aumento dei redditi è essenziale per l'aumento dei risparmi. Quindi esiste questa condizione della donna. Certo, non sono tutti d'accordo sul fatto che ci sia una discriminazione, cioè i dati non ci dicono che c'è una discriminazione, i dati ci dicono che le donne guadagnano di meno. Chiaramente, probabilmente, se il reddito delle donne venisse aumentato, quasi raddoppiato, probabilmente le donne lavorerebbero anche di più, avrebbero maggiori incentivi economici a lavorare. Ed è vero quello che dicono gli autori, cioè Alessandra Casari, questo Salvatore Lattanzio, che sostanzialmente la presenza delle donne nelle aziende migliora la condizione delle donne nelle aziende, cioè se una donna è manager riesce con maggiore facilità a comprendere le esigenze di lavoro delle donne, quindi crea un ambiente, diciamo, più favorevole alle donne stesse, quindi questo aumenta la possibilità di un inserimento delle donne nelle aziende con una crescita della produttività, con una crescita della redditività, con una crescita dei risparmi a livello aggregato, manifestati appunto come crescita, come conseguenza della crescita del reddito. Quindi sicuramente è vero che ci sono degli effetti a cascata, è vero che questi effetti a cascata dovrebbero essere ulteriormente diciamo performati per migliorare la condizione delle donne all'interno dell'impresa, e bisogna fare anche una battaglia culturale, perché diciamo, per quanto riguarda il settore dei servizi, quindi si parla, diciamo, di attività di management, di attività di amministrazione, di attività finanziarie, attività legali, attività anche creative, le donne performano esattamente come gli uomini, se non meglio nelle attività relazionali. Quindi, diciamo, per un'azienda, soprattutto per aziende che hanno degli alti impatti di capitale umano, è molto probabile che la presenza di una donna al comando possa portare dei benefici in termini, diciamo, di ambiente, in termini di relazioni sociali, in termini, diciamo, di attenzione alle questioni personali dei lavoratori nell'interno delle imprese. Quindi, diciamo, sicuramente la presenza delle donne è un segnale di sviluppo dell'economia. Chiaramente ci sono alcuni che attribuiscono, fanno un ragionamento al contrario, cioè ritengono che non siano le donne ad essere pagate di meno, e che non sia il fatto che le donne, non sia tanto nel fatto che le donne sono pagate di meno la dimensione della discriminazione, ma il fatto che le donne sono pagate di meno è il frutto delle scelte delle donne. Questo lo dice per esempio Jordan Peterson in molti suoi speech. Lui ha anche pubblicato, diciamo, delle tabelle dove dimostra che per certi lavori la presenza degli uomini è molto elevata, quasi pari al 100%. Generalmente si tratta di lavori molto pesanti, come per esempio i lavori che si svolgono, diciamo, nei settori minerari, dell'estrazione o nel settore sostanzialmente primario, mentre la percentuale delle donne sarebbe assente. Quindi sostanzialmente le donne di base rifiutano tutta una serie di attività che invece di lavori che invece gli uomini tendono ad accettare. Del resto Jordan Peterson dice anche, per esempio, che non bisogna soltanto considerare il fatto che diciamo ci siano uomini di successo al vertice delle aziende, bisogna anche considerare il dark side di questi uomini di successo, cioè bisogna considerare che ci sono molti uomini che nella vita falliscono e che vivono ai margini della società, e che per un uomo il fallimento economico è molto grave, perché mentre le donne
hanno una capacità relazionale tale da poter costituire delle reti sociali che le consentono, diciamo, di sopravvivere. Nel caso dell'uomo, la perdita del lavoro può essere un elemento molto grave, tale da generare una vera e propria esclusione sociale, da generare un isolamento sociale, da generare diciamo anche una condizione di solitudine sociale. E quindi, diciamo, ci sono anche queste diversità, quindi, diciamo, per calcolare effettivamente il tasso di partecipazione delle donne al mercato del lavoro bisognerebbe in realtà rifare il calcolo escludendo completamente alcuni settori i quali risultano essere evidentemente a dominanza maschile, come per esempio quelli del settore primario, e passare invece al settore dei servizi. Ecco, se noi analizzassimo la presenza delle donne nel settore dei servizi, immaginiamo per esempio l'educazione, il settore dell'istruzione, è un settore dove le donne sono molto rappresentate, ma anche il comparto giustizia è un settore dove le donne sono molto rappresentate. Cioè, ci sono dei settori, che sono i settori dei servizi, dove le donne, la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro è esattamente identica a quella degli uomini. Quindi è probabile che quel tipo di dato, diciamo relativo, diciamo, alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, possa essere aggiustato sottraendo alcuni lavori che le donne generalmente evitano, come per esempio appunto i lavori pesanti. Del resto, bisognerebbe considerare non soltanto, diciamo, bisognerebbe anche considerare la distribuzione del reddito nell'interno delle coorti maschili e femminili. Ci si renderebbe conto che la distribuzione del reddito maschile nell'interno, diciamo, della coorte maschile è molto più grave della distribuzione del reddito nell'interno delle coorte femminili, proprio per il fatto che la dimensione, diciamo, gli uomini generalmente accettano maggiormente le gerarchie e vivono in contesti sociali dove vi sono persone di successo, ma vi sono anche dei fallimenti, e quindi la distribuzione del reddito nell'interno della coorte maschile può risultare abbastanza elevata rispetto alla distribuzione del reddito nell'interno della coorte femminile. Quindi, diciamo, esiste anche questa distinzione che bisognerebbe fare. Del resto, per quanto riguarda, ecco, al netto però di questi aggiustamenti, certamente rimane un dato che comunque ancora grave, di partecipazione del mercato femminile comunque molto bassa. In questo senso sarebbe necessario intervenire con ulteriori riforme, diciamo, nel mercato del lavoro, che agiscano soprattutto a livello culturale. E dobbiamo dire che nel settore dei servizi, nel settore terziario, soprattutto nel terziario avanzato, non esiste alcuna distinzione tra la capacità produttiva delle donne e la capacità produttiva degli uomini, se non per quelle attitudini che sono individuali, diciamo, che riguardano le persone, la loro capacità. Anzi, laddove sono presenti degli aggregati di persone che devono cooperare per lo svolgimento di alcune attività, sarebbe addirittura auspicabile la presenza di manager donne, perché le manager donne hanno maggiore sensibilità per quelli che sono i bisogni personali, per quelle che sono le necessità di diciamo, conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata. Per ritornare a Jordan Peterson, per esempio, lui dice che le donne tendono a lavorare meno degli uomini in termini di ore. Lui dice che effettivamente, se tu l'aumento del reddito è legato molto all'aumento della produttività, lo dice nei podcast che sono disponibili su Spotify, quindi le sue fonti sono molto, diciamo, sono diffuse su internet, si possono trovare facilmente, e quindi le donne praticamente lavorano meno, accettano lavori dove c'è più flessibilità, e questo le porterebbe a guadagnare di meno. Questo è vero, ma è vero soltanto in parte, perché lo stesso Peterson dice che poi ci sono donne che invece si specializzano, diventano bravissime nello svolgimento della loro attività e così via. Possiamo dire, sotto questo punto di vista, che è vero, ci sono persone che generalmente tendono ad aumentare la propria attività lavorativa in un modo molto significativo per aumentare il reddito. Generalmente le donne scelgono lavori flessibili, generalmente le donne scelgono delle attività che non sono scalabili, e questo chiaramente ha un impatto sul reddito.
ma diciamo probabilmente se questo effetto dovrebbe essere, diciamo, potremmo verificare che appunto se ci fosse una cultura aziendale generalmente più favorevole alle donne, è probabile che anche questi elementi diciamo, vengano ad essere ridimensionati. Quindi bisogna esprimere un parere favorevole rispetto alle considerazioni di carattere, diciamo, organizzativo che sono state poste da Casarico e Lattanzio quando dicono che se ci fossero delle donne come nel management delle imprese, nella funzione di amministratore delegato, questo potrebbe avere degli effetti a cascata positivi e accrescere, diciamo, la possibilità da parte delle donne di avere dei miglioramenti salariali e degli avanzamenti di carriera. Questo è un fatto positivo, sotto il punto di vista, un fatto, diciamo, da condividere, sotto il punto di vista complessivo dell'economia nel suo complesso, dobbiamo dire che questo è un fatto addirittura auspicabile, perché, la crescita del reddito delle donne, la crescita della partecipazione delle donne al mercato del lavoro significa la crescita del prodotto interno lordo e significa per alcuni territori l'emancipazione economica totale. Perché le donne lavorano di più, hanno maggiore reddito, risparmiano e possono quindi accrescere sia il prodotto interno lordo, ma anche la prospettiva complessiva dell'economia nel suo andamento. Quindi è, diciamo, assolutamente necessario che ci siano dei movimenti anche, diciamo, di carattere culturale che riguardino non tanto i manager, quanto più la struttura dell'ownership. Bisogna creare delle organizzazioni che mettano insieme gli shareholders, gli owners, l'ownership, per individuare appunto dei meccanismi di scalabilità per le imprese. Quindi, diciamo, risolvere la questione delle donne significa risolvere la questione del gap di prodotto interno lordo, del gap di saving, cioè del gap di risparmio, e del gap anche, diciamo, tecnologico e della convivenza civile.